50.000 no, mi piace. 100.000 no, mi piace. Facciamo 50.000 cena e maglia di Ibra. Sono Harry Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui assieme alla famiglia Criscito. Sono da solo ragazzi. E oggi cosa andremo a fare ragazzi? Come avete visto dal titolo, dalla miniatura, andremo a reagire ai miei migliori gol. Il livello Mimo è pochi. Sono pochi però buoni. Ti dico già il livello è tipo scapole ammogliate più o meno. Okay. Quindi ragazzi mi raccomando, quanti like dobbiamo arrivare, Dedo? 100.000 like. Madonna. Commessa? Cosa succede a 100.000 like, Mimmo? Ti pago una cena, quello che vuoi. Dai. 100.000 like, regaliamo a Harry la maglietta di Donnarumma. No, ho sbagliato. I romagnoli. La maglia di Ibrahimovic. Di Ibra, ok, dai. Ci sto. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Mimmo, devi dirmi il tuo onesto parere, ok? Ok. Vai, qua ho... Questa era la prima villa contro Fuse Gamer, era l'uno contro uno. Classico gol, normale. Buon dribbling. Qui. Qui sembravi Lukaku quando chiede l'appoggio alle spalle. Vediamo questo. Oh, Neymar. Neymar, passa bravo Neymar con questo elastico. Un po' più lento ma Neymar. Ok. Questo è l'anno scorso in villa, molta fortuna qua devo dire. Questa è molta fortuna. Fortunato. Io l'ho visto sto video. Che video è questo? Quello con Sodino. Bravo. Qua era quattro porte, praticamente potevamo segnare in tre porte di ferne. Sì, ma qui giocavi da solo, eh. Ho visto il risultato. 3-0-0-2. C'era uomo che mi dava un po' di testa. Era il capello lungo di Omar. Esatto. Poi se li ha tagliati ha perso tutta la forza praticamente. Mamma mia qua. Lì non potevo andare all'altra porta, quindi ho deciso di segnare l'altra. Però... attaccavi sempre quella di Tatino, eh? Perché sono furbo, scusa, mica. È un po' stanco. Un po' stanco. Quando ho fatto il tunnel a Sodin. Voluto o no? No, in verità no, io ho calciato, lui ha aperto le gambe, quindi. Oh. Ho segnato. Questo? Cosa dite ragazzi? Molto bello, molto bello. Commentate anche voi, se vi fa schifo qualche gol ditemelo pure. Vabbè, qua è troppo facile. Qua è veramente troppo facile. Ve lo fanno fare in allenamento questi giochi voi ragazzi? No. Zero, proprio. Lui è un maestro di tecnica. Qua è tipo gol di velocità. Il primo che arriva, lui deve difendere o segnare. Si vede che è un maestro di velocità. Però. No. vabbè. Non è veloce, dai. Sì, era gol. Questo l'avete visto sto video? Sì, io l'ho visto. Io non tutto. Guarda, ti faccio vedere tutti i miei gol di questo torneo. In verità non so se ci siano tutti. Fatti tanti. Solo tu segnare. Però la squadra comunque mi ha aiutato perché altrimenti non potevo stare sempre dietro in difesa. Bello questo gol. Ti è piaciuto? Sì. Al volo. Vabbè, però non stai commentando i gol. Aspetta. No, quando arriva quello bello lo commenta, giustamente. Ti sto guardando. Ma questo qua secondo me è il più bello che ho fatto. Oh, oh. Alla Ibra, un po' alla Ibra fa di nuovo. 4-4. Ho fatto un gol di rovesciata alla Ibra. Questo cos'era? Vabbè, qua un difensore bello. Un difensore per me avrebbe mangiato. Ci hai messo 20 secondi per calciare. Esattamente. Noi ce la prendiamo molto. Questo col mancino. Sai che il mancino. Qua invece 30 secondi. Qua mi avrebbero mangiato due difensori. Fai questo gioco te. Io l'ho visto. Che gioco è questo, l'ho ragazzi? È francesina. Brava, francesina. Devi tirare solo di prima. Devi calciare solo di prima, tipo una tedesca. Solamente che devi calciare non al volo e tutto di prima. Chi sbaglia va in porta. O se te la parano va in porta. Anche i passaggi li devi fare di prima. Esattamente, tutto di prima. Poi devi fare tipo azione bella e veloce. Sì. Poi per la bellezza del video è sempre meglio fare azioni belle, eccetera. Rigore ce l'hai, dai. Ah, questo qua era il tiro a giro. Sì. Qua devo fare gol, tiro a giro tipo Insigne. Tira a giro. Questo è il più bello. Qua ho tolto le ragnatele. È più bello perché questo è un tiro voluto. Esatto. In questo momento. Però quanti calciatori Mimmo segnano proprio che vogliono il gol? A parte me pochi. Vabbè, sul rigore devi volerlo. No? Sul rigore la metti là e per forza deve andare là. Bello! Questo è un po' gol da attaccante.
Cos'è questo? Ah, ok, questo è il mundialito. Questo gioco mi diverte proprio quando... Sai cos'è il mundialito, Mimmo? No. Tutti contro tutti? Ah, sì, sì, sì. È quello che abbiamo fatto. Sì, sì. E poi chi... l'ultimo che resta viene eliminato. In semifinale due gol e in finale tre gol. Bravissimo, adesso te li faccio anche vedere. Tutti i gol che ho fatto. Mezzo fallo. È furbizio questa. Come mi stava tranciando il mio amico da dietro. Erano un po' tutti stanchi. Si chiama Domenico, papà. Esatto, Domenico si chiama, come te. Vabbè, che fa? Cosa fa Tati però? Tati stava in porta giusto per... Beh, questo è il ruolo di Tati. Qua abbiamo fatto tipo un'ora di video e per questo stavamo camminando praticamente in campo. Solamente abbiamo messo le parti più belle. Questa è la finale. Però buon dribbling. Buon dribbling. Sì. Questa è la finale. Grazie Mimmo. Sì, la sinistro, caccia con il destro. Sto parlando di Bala, un po' la Messi. Allora, prossima sfida però facciamo anche gli uno contro uno. Vabbè, assolutamente. Assolutamente, bisogna fare uno. Bisogna testarci anche l'uno contro uno. Stiamo facendo sempre cose del calcio piazzato. Questa è la porta a porta. E qua? Qua il tiro in piscina. Florenzi sembrava. Lanciami! Un tiro al volo però, non importa, mette punta. Hai visto il gol di Florenzi? Qua è la main tedesca? Sì. Tedesca l'anno scorso. Figo. Ma è la stessa porta. Sì, abbiamo portato la stessa porta dell'anno scorso, quella di quest'anno. Cos'è questo? Il rigore? Come non si è spostato. Qua abbiamo un'altra tiro al volo challenge, una rovesciata, non mi ricordo questa qui. Ed era quella dell'anno scorso. Che gol! Golasso. Ho visto la morte quando Tati si è buttato in piscina addosso di me. Ecco. Questa qui era una sfida, esattamente. L'ho visto questo video. Al volo? Al volo. Qua c'è rimbalzo e poi dobbiamo calciare come veniva. Bello, questo l'avevo visto anch'io. Sono più rimbalzi però secondo me. Quello che è Tatino. Milan. Con gli ostacoli. Questo qui è il derby degli youtuber. Praticamente vabbè, prendevano. Questo è culo rosso. Qua praticamente prendono youtuber milanisti e interisti. Li fanno sfidare. Ciranyabi. L'avete vinto? Ciranyabi. Qua questo l'abbiamo vinto. È la Niabi. Esattamente. Occhio al destro. Oh, che bel gol questo. Sto più alla Cialanoglu. Campo 7. Bonaventura? Campo 7. Campo 7 questo qua. Sì. C'era Tatino. Mamma mia, sono partito da centrocampo, campo è partecipato il difensore. Leao. Qua abbiamo vinto noi, ai rigori. Vabbè, qua sono compilation di gol, che praticamente c'era Tati in porta, quindi è come se non avessi messo il portiere, fai colpo. Qua praticamente per ogni gol che Tati mi parava, gli regalavo un euro. A Tati? Sì. Adesso tipo, siamo tipo a 10 euro. Per ogni gol che segnavo, niente, era gol per me e basta. Quindi. Perché sono tagliato lì. Gli hai dato quanto gli hai dato? Alla fine mi sa che gli ho dato sulla 22 euro, 23 euro. Su 50 tiri mi pare. Ne ho fatti 30. Che comunque fa schifo come risultato secondo me. Perché comunque Tati era fermo. Bastava piazzarla. Appunto, bastava piazzarlo. 21 gli hai dato. Qua era la tedesca quando Tatino ha preso la pallonata in faccia. Poi quello di Luke, eccolo. Il tacchetto. Poi anche quello di... Questo qua è il gol più bello che ho visto. Quello i di Luke. I palloncini cosa sono? Niente, li avevo attaccati così per bellezza. Ah, per okay. Il video. Quello di Luke. E Fusgamer Andrea. Il gol di Cristiano Ronaldo. Andrea ha bucato il palloncino. Qua eravamo in America, eravamo a Miami a fare le challenge. La faccio in tedesca. Qua, sto campo era stupendo, era veramente troppo bello sto campo. Sintetico? Sì, tutto sintetico, era più un centro sportivo. Ci avevamo messo un botto ad arrivare perché era veramente imbucato come posto. E voi siete stati lì quanti giorni? Stati 20 giorni in America per la volta. Calcio d'angolo per la Turchia. Oh, no look. La look tacco. Fa 1-0 per la Turchia. Mimmo, un voto complessivo a questi gol? Io sono un po' critico. 8. Cosa dovrei migliorare secondo te? Gli avversari.
No, no, a parte gli scherzi. Buona tecnica, vede la porta, ci siamo, ci siamo. Secondo me deve migliorare il challenger look, la rapidità. Sì. Va bene. Prenderò tutti questi consigli e ne farò tesoro. 50.000 no, mi piace. 100.000 mi piace. No, facciamo 50.000 cena e maglia di Ibra. Mi ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione in su e niente, un commento, ci becchiamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao. Oh my God.